Vincere le elezioni non è bastato. Il riformista thailandese Pita Laimjaroenrat, infatti, alla prima votazione non ha ottenuto la fiducia parlamentare per diventare primo ministro. Deve affrontare una dura battaglia con la sua coalizione di 8 partiti, che non raggiunge la maggioranza assoluta in entrambe le camere, maggioranza necessaria per ottenere la carica di primo ministro. I senatori sono rimasti fedeli all'esercito, che ha respinto la sua candidatura in quanto troppo radicale, nonostante il rischio di ulteriori manifestazioni di massa.